Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Buongiorno, buongiorno e buon sabato 26 ottobre, il giorno di Bologna-Milan, il giorno nel quale Bologna-Milan non si giocherà. Bologna-Milan destinata a essere disputata molto più avanti. Intanto vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ieri è storia, una brutta storia. Domani è mistero, un mistero sempre fitto, ma oggi è un dono che doveva essere ancora più meraviglioso se oggi fossimo andati a Bologna a seguire sulle tribune, nelle curve, il nostro Milan. Invece no, stiamo a casa. Questo sarà un weekend senza il Milan. Non pensate che abbia sbagliato qualcosa. Mi vedete con questa luce rossa. Non sto registrando questo video da Marte. No, no, lo sto registrando da casa mia, ma ho messo il ring, il LED rosso. Rosso come la rabbia dei tifosi del Milan. Rosso come l'amarezza dei tifosi del Milan. Rosso come il disappunto dei tifosi del Milan, che si sentono ancora oggi derubati dal futuro, perché il nostro futuro prevede per i prossimi 3 mesi e mezzo l'asterisco. Una volta l'asterisco ci ha portato anche fortuna, però questa volta non ci interessava essere fortunati con l'asterisco, volevamo giocare. Poi ci sono tante, troppe cose che non riusciamo a capire. Ieri il comunicato del sindaco e oggi ci hanno detto il comunicato del sindaco non permetteva che potesse essere scalfita questa decisione, perché lui, responsabile della protezione civile, come primo responsabile della protezione civile, come tutti i sindaci, responsabile della propria città, mettendo e sottolineando, come ai tempi del Covid, che quella zona, la zona di Porta Saragozza vicino allo stadio, ha deciso che quella zona fosse la zona rossa di Bologna, cioè la zona dove non si poteva entrare, di fatto ha fermato anche la decisione eventuale, il tentativo del prefetto di scalfire questa decisione. Lui, come responsabile della protezione civile di Bologna, ha detto zona rossa. Ma allora, dato che il comunicato è di ieri, perché? Sì, di ieri mattina, perché allora si è tentato di convincere il sindaco? Se la decisione è stata così, presa così, zona rossa, che è la parola chiave, non ho capito perché allora si pensasse di convincerlo a giocare a porte chiuse a Bologna. Perché il pullman del Milan si sarebbe fermato sulla soglia della zona rossa. E già questo non è chiaro. Ma allora ci hanno detto, attenzione, si potrebbe giocare in campo neutro. E si è parlato di Verona, di Como, di Empoli addirittura. E il Milan aveva preparato già il suo viaggio a Empoli, a Como, a Bologna, perché era pronto anche a Bologna e a Verona. Quindi il Milan voleva giocare. Sgombriamo ogni equivoco, sgombriamo ogni possibile pensiero. Il Milan voleva giocare. Ma perché si è parlato di campo neutro se poi alla fine della riunione il presidente Casini è uscito dicendo non è prevista dal sistema, a domanda, perché no al campo neutro? Non è prevista dal sistema di fronte a un atto amministrativo che impedisce il raggiungimento dell'impianto per incolumità pubblica. Ma allora io mi chiedo, ma per quale motivo, se c'è questo, non è previsto dal sistema, si è parlato a lungo di campo neutro? È un altro dei misteri di ieri. Il presidente Scaroni, uscendo, ha detto è una decisione incomprensibile, ma anche lì, se era zona rossa, è comprensibilissima nell'ottica di Bologna, del sindaco Lepore, che potrà sempre vantarsi di non aver fermato il Boxing Day, di non aver fermato il Motor Show, che non è lontanissimo
la Fiera di Bologna dallo stadio, ma di aver fermato il calcio. Detto questo, apro sempre comunque una parentesi, perché non lo voglio dimenticare. In questo momento comunque ci sono abitanti di Bologna con il fango nelle case, con i mobili ormai da buttare, magari con delle attività commerciali ferme, con la casa con mille problemi. Quindi attenzione, questa è una parentesi doverosa, perché noi stiamo parlando, e non lo dimentico mai, della cosa più importante, delle cose meno importanti, cioè il calcio. Quindi, d'accordo, la rabbia, il rosso, il LED, Marte, quello che volete. Però qui c'è gente che è in difficoltà, e quando sente magari che noi ci arrabbiamo perché il Milan non gioca con Reinders e con Theo Hernandez, perché è giusto arrabbiarsi parlando di calcio, martedì contro il Napoli, beh, magari si guarda intorno e vede un metro di fango, magari gli ribolle qualcosa. Quindi questo dobbiamo sempre dire. Poi torniamo a parlare di calcio, ma parliamo di calcio non dimenticando quelle persone in ogni caso, perché ci sono, e lo volevo sottolineare. Dicendo questo, rossi di rabbia. Sono rossi di rabbia appunto anche per questo motivo, la rabbia di non poter schierare Reinders e Theo Hernandez nel match contro il Napoli, un match che si annuncia decisivo. La rabbia per avere un asterisco che, come ho detto prima, sarà un asterisco che avremo lì fino a febbraio. La partita si giocherà, questo ve lo posso dire, in una delle due slot per della Coppa Italia, quindi si giocherà il 5, indipendentemente dal cammino del Milan e del Bologna in Coppa, in Coppa dei Campioni, in Champions League. Si giocherà il 5 o il 26 febbraio. Si era parlato di 3 aprile, questa era una data, perché le date erano occupate dalla Coppa Italia. Però basta mettere Milan e Bologna nel primo slot, magari del 5, come sembra, e mettere poi il 26 Bologna-Milan. Quindi possono passare il turno di Coppa Italia o meno, possono passare il turno e arrivare ai playoff di Champions League, ma il 26 è la data dove Milan e Bologna e Milan non saranno impegnati in nessuna partita, perché messi in Coppa Italia il giorno 5. Questo dunque volevo anche avvisarvi di questa parentesi. Asterisco, non si gioca contro il Napoli con Reinders e Theo Hernandez. Ovviamente c'è malumore perché ritorna il solito argomento, che è un argomento che però è abbastanza lontano a livello di mesi, è un argomento ricorrente: la forza del Milan all'interno delle istituzioni. Questo discorso è emerso, ricordo, quando c'è stato il fuorigioco dello sdraiato Giroud, oppure un altro episodio nella sconfitta o nel pareggio dell'Udinese a Milano. Insomma, questo è un argomento, anche questo, che fa diventare rossi di rabbia i tifosi del Milan, che hanno sempre questa impressione, quella di non contare molto nella stanza dei bottoni, nella stanza dei bottoni direi italiana, e direi anche soprattutto anche europea, perché ce ne hanno fatte di tutti i colori a livello arbitrale. Ricordo ancora col Chelsea quell'intervento di Tomori con l'arbitro Stevens, incredibile. Quindi anche questo è un altro argomento che fa diventare rossi i tifosi del Milan. Asterisco, senza Reinders e Theo, questa sensazione di non contare nella stanza dei bottoni, sono tre argomenti cari in questo momento agli irati tifosi del Milan. Io che cosa devo dire? Mi lasciate un pensiero leggermente positivo, valutate voi quanto positivo. Sì, e valutate anche voi quale delle due cose sia più o meno importante.
Giocheremo senza Theo Hernandez e senza Reinders. Avremo però, e lì è innegabile, è una consolazione un po' la volpe l'uva, avremo però un Fonseca che ha potuto, un Fofana che ha potuto, diciamo così, tirare un po' il fiato, l'abbiamo visto un po' in difficoltà nell'ultimo match col Bruges, un Pulisic che sta correndo molto e che quindi potrà arrivare un po' più fresco al match contro il Napoli. Non so chi si dice che Leao non fosse nel match contro il Bologna, non fosse prevista la sua presenza dal primo minuto. Vedremo se ci sarà qualcosa contro il Napoli di differente, ma sarà almeno un Milan un po' più fresco per i giocatori. Poi se voi mi dite preferivo un Milan stanco con Theo Hernandez e Reinders, è una opinione non legittima, legittimissima. Ma andiamo a trovare una su 100, una su 1000, una su 10, valutate voi, una cosa positiva dopo questa situazione veramente complicata. Qualcuno dice addirittura falsato il campionato. Ma anche a livello psicologico non dobbiamo dimenticare una cosa. Il Milan dovesse vincere il Napoli e a 8 punti dal Napoli, se dovesse il Napoli battere il Lecce. Andiamo a 8 punti da Napoli prima dello scontro diretto. Sì, ma c'è l'asterisco. Sì, però siamo sempre a 8 punti. Bisogna battere il Bologna. Ricordate quello che è successo a Bologna qualche anno fa. Quindi, anche sul piano psicologico, vederci lì impastoiati in mezzo alla classifica, mentre magari vincendo Bologna eravamo lì belli secondi a 17 punti, potrebbe creare in una squadra già con mille problemi di personalità, di forza, di convinzione, di autostima, magari qualche problema in più e non dobbiamo dimenticarlo. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.